direttore centrale Private Banking Andrea Ragaini e nonché amministratore delegato della banca Cesare Ponti. Allora, dal mercato finanziario all'economia reale, la crisi sembra non darci scampo. Eh sì, purtroppo è proprio così. La crisi è partita indiscutibilmente dalla finanza, è partita da Wall Street, è partita dagli Stati Uniti nel lontano 2007, ancora prima del fallimento della Lehman, con una banca che si chiama Northern Rock che ha avuto dei problemi di liquidità. Poi purtroppo la crisi si è propagata con grandissima rapidità a tutto il mondo finanziario. Alla fine del 2008 sembrava proprio che ci fosse un pericolosissimo stallo della finanza mondiale. A questo stallo i governi hanno reagito in modo molto forte, hanno immesso molta liquidità sui mercati. La crisi era già passata purtroppo dalla finanza all'economia reale, ci sono alcuni indici veramente che ci danno l'idea di quanto fosse stata ampia la caduta del prodotto interno lordo, del commercio mondiale, della produzione industriale. Gli stati hanno fatto tanto, però per fare tanto, per salvare l'economia, si sono indebitati e purtroppo la crisi è passata dalla finanza all'economia reale agli stati. Pensate che il rapporto debito su PIL, che è l'indicatore con cui noi calcoliamo il rischio, lo stato di salute di un paese, è passato negli Stati Uniti dal 60 al 100%, quindi qualcosa come 6.000 miliardi di dollari di debito in più, e anche in Europa purtroppo è passato dal 58 all'88%, 3.000 miliardi di debito in più. E la crisi quindi è passata rapidamente dalla finanza all'economia reale, purtroppo agli stati. Come sarebbe possibile ridurre il debito pubblico e che consigli dà ai risparmiatori? Allora, come ridurre il debito pubblico è una ricetta sicuramente, da qualunque parte la si voglia vedere, amara. È come una famiglia che ha speso troppo e deve tirare la cinghia per riuscire a rimettere in equilibrio il bilancio familiare. Quindi da qualunque parte si veda, purtroppo il debito pubblico comporta dei sacrifici per essere ridotto. Sacrifici che però non possono essere fini a se stessi, come purtroppo è stato nell'ultimo anno, ma devono essere accompagnati a dei grandi progetti di crescita che su base europea devono essere proprio canalizzati nei paesi più deboli, come l'Italia purtroppo, che però hanno fatto bene i compiti a casa. Noi oggi abbiamo un rapporto deficit su PIL inferiore al 3%, quindi perfettamente in linea con i trattati europei, e siamo uno dei pochissimi paesi europei ad avere questo indicatore in linea. Però proprio per questo serve che l'Unione Europea imposti dei grandi programmi di crescita che consentano all'Italia di uscire dalle secche in cui indiscutibilmente è caduta, con un programma di investimenti molto importante. Ai risparmiatori il consiglio che mi sento di dare è quello di diversificare molto i loro investimenti, quindi non puntare sul cavallo vincente per antonomasia, perché in un mondo che cambia rapidamente le certezze sono sempre meno. L'euro sopravviverà alla crisi? Io ne sono assolutamente convinto. Nel passato le unioni politiche si sono sempre fatte solamente con la guerra. Qui stiamo provando a fare una grande unione politica europea in tempi di pace e vediamo che non è facile. Siamo partiti dalla cosa più facile, cioè mettere in comune la valuta. Abbiamo l'euro, è sicuramente comodo, ma non è sicuramente sufficiente avere la valuta unica. Serve un'unitarietà bancaria, un'unitarietà fiscale e infine un'unitarietà politica. Questo percorso è un percorso lungo, non è un percorso in discesa, è un percorso accidentato, ma io sono assolutamente ottimista sul fatto che ci si riuscirà, i nostri figli vivranno in una dimensione europea. Insomma, un ritorno alla lira è impensabile. Io penso che sarebbe catastrofico, perché purtroppo pensare alla lira dei tempi, degli anni 80, del mondo italiano che cresceva, è pensare a un qualcosa che non è replicabile ai tempi attuali. La lira impoverirebbe tutti, renderebbe sicuramente le nostre esportazioni competitive, perché la svalutazione aiuterebbe, ma farebbe un gran male alla ricchezza delle famiglie.